Cari amici, buongiorno. Vi voglio raccontare, aderisco innanzitutto, devo dirlo, a questa iniziativa lodevole in questi giorni di chiusura totale, iniziative per il teatro, storie di teatro. La storia che vi voglio raccontare io oggi non è esattamente una storia di teatro in senso lato, proprio classico, ma se avrete la pazienza di ascoltare tutto il racconto, che dura pochissimo, che scoprirete che c'entra e come nel teatro, nel grande teatro appunto della vita. Dunque, io abitavo, sono cresciuto, si può dire, quasi nato a Pregnana Milanese, ma non abita un paesino vicino a Milano, pochi chilometri da Milano, 12 chilometri, ma non abitavo neanche dentro al paese, ma abitavo fuori, quasi 2 chilometri e mezzo circa, in piena campagna, in una di quelle cascine tipiche, sapete quelle cascine rettangolari lombarde, dove lì dentro c'era di tutto, e per me era proprio il paradiso terrestre, a partire dagli animali, ogni tipo, verdure, frutta. Cioè, cento in quantità, nonostante io fossi figlio unico, io non me ne sono mai accorto, non ho mai capito cosa fosse poi tanto questa storia del figlio unico, visto che io lì abitavo con decine di ragazzini, ragazzini e ragazzine, non ne sentivo assolutamente la mancanza. E proprio uno di quei giorni, mentre eravamo in cortile a giocare, stavo con mio cugino Agostino, il suo papà, Luisin in dialetto, Luigi era, fratello di mio padre Ernesto, e loro abitavano al piano terra di questo cortile. Mio padre e mia madre invece abitavamo noi su al primo piano. E uno di quei giorni in cui si stava proprio giocando, ecco che a un certo punto sentiamo un rumore terribile che arriva da fuori, dalla strada, che si sta sempre avvicinando di più, ed entra nel cortile un trattore, che era una roba, per me era uno di quei trattori degli anni 50, ma per me non avevamo mai visto un trattore. Cioè, noi non avevamo trattori, si usavano ancora i cavalli per arare il terreno, eccetera. Entra questo trattore che trascina dietro di sé una specie di autobotte, una cisterna enorme, che venne a sapere dopo si trattava di uno spargiletame. Questo trattore si avvicina a noi meravigliati, guardiamo sta bestia che arriva, si avvicina e si posiziona proprio fuori dalla stalla di mio zio che era contadino, tutta la famiglia era contadina, tranne mio padre, perché mio padre era sordomuto proprio dalla nascita e non poteva lavorare nei campi. E così mio padre faceva il ciabattino, un bravissimo calzolaio, si vantava sempre di avere fatto le scarpe, una volta addirittura il famoso pugile, il primo Carnera. Ebbene, mio padre, e io ogni tanto andavo a guardare, mi alzavo la mattina, lo sentivo che sbuffava, che faceva di quei versi incredibili per tirare la pece sullo spago, poi con la lesna infilava dentro il cuoio, batteva il cuoio, curam in dialetto si chiamava, ma sinceramente io non mi appassionava quel lavoro, lo vedevo di una grande fatica, e soprattutto era sempre seduto e sempre in casa. Invece io adoravo star fuori, adoravo stare in campagna, adoravo gli animali, mi piaceva tantissimo stare, portavo le mucche al pascolo, figuratevi, per me era una passione, per cui ero sempre quasi con mio zio, quando nei momenti liberi, in campagna con lui a giocare. Uno di quei giorni che ero a giocare con suo figlio, cioè mio cugino Agostino, ecco che arriva sta bestia, si posiziona questo trattore vicino alla stalla, c'è una grossa cisterna lì fuori dalla stalla, subito fuori, te slevano questo coperchio che noi non avevamo mai visto aperta con la cisterna, ed era dove si raccoglieva tutto il tame, che noi era soprannominato in dialetto juice, juice proprio come in inglese, succo di frutta, proprio insomma una frutta particolare, comunque sempre juice, che arrivava fuori dalla stalla, entrava lì e lì era piena, bisognava svuotarla. Arriva sto trattore, scende l'uomo con questo flessibile, l'aggancia al motore e dall'altra parte per intubarlo dentro, e l'altra estremità dentro alla cisterna. Noi tutti lì, io e mio cugino, proprio a guardare eccitati, e mio zio Luigi, Stindré! Stindré che sape no, state indietro che non si può stare qui. Noi si parlava solo dialetto in quei tempi. Ma noi eravamo troppo eccitati, volevamo vedere che cosa stesse capitando, cosa faceva con quel tubo, come sarebbe, sempre lì davanti. E poi mio zio, sempre anche con una voce un po' più rabbiosa, Stindré, che è pericoloso! State indietro che è pericoloso. Noi niente, stavamo indietro un po', poi come lui saliva sul trattore, noi subito lì a guardare. Parte il motore, comincia, tira su noi tutti, vediamo questa cosa che diminuisce vista d'occhio, poi all'improvviso, non so che cosa diavolo è successo, un rigurgito d'aria, un soffocamento, il tubo ha cominciato ad inarcarsi, si è stoppato, ha fatto un rinculo, è venuto fuori dalla cisterna con una violenza, ci è girato davanti proprio, ci ha
completamente coperti di letame, di jus, di merda in pratica, proprio dalla testa ai piedi. Fortunatamente che sia io e mio cugino in quel momento non stavamo parlando, avevamo la bocca chiusa, se no subito sentivo mio zio che urlava, la mamma, la moglie di mio zio, la Laura, la mia zia Laura che esce, visto che era una piano terra, subito mia madre che sbracciava dal primo piano. Noi eravamo immobili e mio cugino completamente ingessati, proprio colpiti in pieno da questa. La zia Laura ci trascina tutte e due con dei secchi al centro del cortile, dove c'era una tromba, la tromba dell'acqua che serviva per cavare l'acqua dal pozzo, e lì lei la riempie questi due secchi e ci prende la testa tutte e due, boom, ce la sbatte ed è quasi io soffocavo nell'acqua, ci lava, ci sgura tutto, ci pulisce, e poi siamo andati per la nostra strada, mia madre ha cambiato me, la zia avrà cambiato Agostino, e lì ecco che insomma una cosa che non dimenticherò tanto. Ho dimenticato fino a quando sono arrivato in teatro, circa una trentacinquina di anni fa, quasi 40, ormai 37 anni fa, quando sono arrivato nella compagnia di Dario Fo e Franca Rame. Io non sapevo, perché non ero a digiuno di teatro, ma sentivo gli attori, anche Dario stesso con la Franca, che si facevano gli auguri prima di entrare in scena e dicevano: merda, oh merda, tanta merda, porco Giuda, ho detto io, questo è il mio posto, io qui proprio ci sguazzo, giacché io proprio ho avuto il battesimo della merda. Preciso. Ciao.